Adesso ci vediamo di qua. No, questo la fumata è qua. Il messaggio è un po' grande. La mia dichiarazione veloce è che c'è una lacrimuccia perché a questo posto l'ho voluto e gli vorrò sempre un sacco di bene. Si è fatto noi con le nostre mani vederlo buttato giù. Ci dispiace però. Io ci avevo una cosa da dire. Nel nuovo Reperdia ci si vuole le poltroncine. Perché quando si va, poi dopo balli, poi ti devi anche fermare, questa è una poltroncina, poltroncine colorate, a cubo, a tondo, come ti pare. Rebeldia, grazie perché ci hai fatto molta compagnia, spero che ce ne farà in futuro, nella nuova sede, spero molto più bella. Rebeldia, è stato spazio con tantissime cose. Meno male che continuerà via Andrea Pisano. Sono curioso di vedere le nuove attività che verranno fuori lì e speriamo che la città risponda sempre in maniera più attiva a questa importante iniziativa. Allora, il Rebeldia ho giocato per la prima volta la variante Rimzo Indiana di Gata Kamsky a scacchi e ho perso. Anche ho capito che è meglio giocare a dama perché scacchi in qualche modo è drammatico come gioco, insomma. Ci lascio un pezzo del mio cuore qui dentro e voglio bene tanto a tutti i miei compagni. Bevo una cosa e poi torno. Comunque vai Rebeldia, vai Rebeldia, vai Rebeldia. Spero che nella nuova sede possa, insomma, decollare ancora di più. Va bene? Bene, grazie. Presenti. Sempre. Compagni. Sempre. Un po' meno. Tu un po' meno, io no. Anche nel video l'hai detto. No, cioè se tu dici un po' meno compagno a me, cioè voglio dire, no? Allora vabbè, io volevo esprimere la mia solidarietà con il popolo egiziano, solidarietà, che oggi pomeriggio sono stato alla manifestazione, eravamo però in 7. E quindi succede mai sguardo e però vedo che come si vede cosa. Io apprezzo. Ma guarda in telecamera che fumo. Che a Rebeldia c'è pure spazio per il classico. Und mit diesem Lied und Wendung sind wir wieder bei Hafiz, denn es ziemt des Tags Vollendung mit Genießern zu genießen. Sono triste, felice contemporaneamente nel fatto che comunque sia Rebeldia resiste, è riuscita a resistere. E poi odio Ciccio perché ogni volta fa piangere tutti, a me mi tocca non guardare le mie compagne perché sennò si piange tutti insieme, è cattivo e mi ha pure fatto venire qui con un rotolo di carta in mano che dovrebbe andare a aiutare, cioè sei proprio egoista. Sono sicuro che questa ultima serata uscirà fuori la somma di quello che è stato Rebeldia in 5 anni e potremo vivere in queste 4-5 ore in maniera iperintensa, iperdensa, 5 anni di vedere questo spazio, tutto questa sera. Mi dispiace che questo posto da spazio per la gente diventerà un centro commerciale e attività di questione. Come
Insomma, Rebellia sopravvive, insomma, una giornata che ci commuove, bellini. Siamo pieni di felicità per la nuova sede. Lo ribacio. Ex Guidotti dopo l'Etruria, perché c'è stata ex Asno, ex Etruria, ex Guidotti, ex Etruria, a Pisa è tutto ex, tutto ex. Ex Enel? No, ex Enel no. No. E poi c'è stato Via Battisti 51, questo è Via Battisti 51. 4 anni. 4 anni. E ora faremo 12 più 12. Non sarebbe, sarebbe o non sarebbe possibile un Rebeldia a Lucca? Questione aperta. Rubano, no. Alte tensioni si direbbero, altro che col sindaco come qua. Sono innanzi facile. Sarebbe proprio uno scontro continuo. Non è che lucchesi, sono anche contrari, proprio di scuola, sono ambiziosi. Poi essendo così vicino a Pisa, diciamo che ne approfittiamo per volentieri. Vabbè, quindi una resa su tutti i fronti. Dai, piace. Stasera sarà la più bella serata di Rebeldia, non tanto per quanto ci sarà, cosa faremo, come finirà, ma perché è fatta tutta col cuore. E quindi vorrei ringraziare le persone che si sono sbattute le palle veramente, e le fiche, scusate la parola, però hanno messo veramente le peggio giro della cosa stai bevendo? Ma dove l'hai preso? Dal magazzino. Magazzino? Ma chi c'è il magazzino? C'erano tutti. Tutti quanti? 33 associazioni. 33 associazioni, tutti dentro a bere mojiti. Tu il coglione, guarda, veramente. Un po' ci mancherà la nostra casa, però diciamo che siamo in viaggio per la prossima. Via la prossima cosa c'è da fare? Da costruire un sacco di cose. Ma finiremo per fare esattamente le stesse cose, pensare. Romperci coglioni, aggeggiare, pigliarla nel culo. Innamorare, fitturare. Anche. Dovremmo pulire i cessi, anche. Più spesso. Sì. Lo vede? No, lo farò io, ancora. Lo fa Serena. Lo fa Serena, che è un'entità strana, che comprende un tot di persone, Rebelli. Un sacco di serene. Serenità per Rebellia. Serenità per Rebellia. Sì. Salute. Quando arriva il gasometro qui sotto, perché qui sotto c'è il drago del gasometro. C'è le bombe! Quando arrivano a scavare qui sotto, e comunque, è una tragedia. Anche se noi andremo via di qui, andremo avanti a realizzare. Per quanto privo io dell'uso di una gamba. In effetti, se lui potesse anche giocare un po' a pallone, magari giocherà a pallone anch'io, perché se no. Cioè... Vabbè. Comunque Filippeschi si è rapito da solo. Quando Philip Potter arriverà a trovare il drago qui sotto, l'ha preso in giro.
Comunque Filippeschi ci ha detto di andare in comune e prendere il tappeto che preferiamo. E ora ci sta anche se poi ci teniamo di la destra. Però non si sa dove metterli tappeto che si vuole. Esatto. Comunque noi ritorneremo qui, se un giorno dobbiamo andare al cesso e poi siamo da queste parti. Sì, ma sarà spazialissimo. Ma quando sono a Lucca sono sempre venuto a Pisa perché Rebeldia è l'unico posto buono che c'è. E ora mi mancherà tanto. Grazie sindaco Filippeschi. Dalla Sicilia con piacere, ciao. Se non ci fosse Rebeldia sarebbe una follia. No, spero solo che Rebeldia non chiuda, è uno spazio di socialità e di creatività importante. Si sta benissimo, l'ambiente è tranquillissimo e rilassante, davvero. Un ambiente come pochi. Niente, ciao. Rivoluzione! E basta. Si può fare? Sì. Berlusconi, baffa. È una cosa che non ha né un inizio né una fine, quindi posso anche andare via in un momento indeterminato, o così. Mi sto congelando le mani con una birra ghiacciata, però sono contento di esserci e di festeggiare. Viva Rebeldia, viva la rivoluzione, ale, ale! È il vero valore, la risorsa, la preziosità di questa cosa, del progetto Rebeldia, sono le persone. Perché i muri si tirano su, cascano, prima si dipingono, poi si arredano, poi ricascano, poi si ritirano su. Però sono le persone che li tirano su. E queste persone sono rimaste tutte. E questa è la cosa fondamentale. Quando eravamo, quasi più sapeva se ci scomodavamo, se non avevamo che cosa. Tu hai un comune che ti voleva stringere nell'immagine dell'antagonista cattivo, quello del centro sociale puzzone, sporco, che fa le cose perché è contro tutto, contro il sistema, contro in ogni maniera. E ti voleva quindi stringere in un ruolo che non era il tuo, perché noi siamo un'altra cosa. E noi si era detto, loro ci vogliono mettere in un imbuto e far diventare piccoli così almeno ci cagano dentro l'imbuto, ci fanno lo sgombro e ci portano via. Ma noi nell'imbuto non ci si può entrare perché siamo più grandi, siamo molto più... E se restiamo uniti, se ci allarghiamo, nell'imbuto non ci potranno mai mettere. Ed è quello che è successo. Nell'imbuto loro non sono riusciti a cacciarci. Rebeldia è una cosa positiva. Rebeldia è una realtà che ha rivalorizzato un quartiere altrimenti categorizzato come ghetto. In città, in una città come Pisa, un quartiere come quella della stazione che tra immigrati bonesi e immigrati di altre città. E tavolo con blocco, e soggiorno era passato così a casa ricordo. Vede l'acqua, c'è del fuoco, sedette per ricordo, e ritardo poco a poco, sale il sole, tra l'otto. Così perso ormai l'arena, la pigrizia, se il faccio era nel tono. Fra compleanni eccetera, mi sembra, voglio dire, cioè c'è tutto, no? Per mesi ci hanno detto che siamo violenti e che siamo cattivi e violiamo le leggi, ma a me mi volevano picchiare. E mi voleva picchiare il marito dell'assessore Maria Paola. No! Oh!
diciamo no alle discoteche, diciamo no agli snobbini, diciamo no a chi sfrutta i poveri ragazzi che si vogliono divertire e metro prezzi alle stelle, diciamo no ai cocktail a 8 euro, diciamo no alle camicie per l'ingresso, diciamo no alle pettinature facial, diciamo sì a quello che siamo. Ciao a tutti. Ancora qui. Ancora qui. Dopo 30 anni. No. Non è possibile. Ebbene sì. Ma e qua finisce, ma poi ricomincia. Ma ricomincia. E ci risiamo. E ci risiamo. No. Io comincio a averci i capelli bianchi. E io ce l'ho già da un po'. Qua, questa storia continuerà ancora quando io ce l'ho bianchissimi. E quando io non e ci sarò le rughe, più. Le rughe. Le rughe. E poi andrà avanti ancora, ci saranno figli, nipoti. Vale la pena che continui. Esatto. Basta che non ci rompano più. Esatto. E che si mangi anche un po' di carne. Allora, contro Pampero, noi ieri sera ci ha rovinato la serata, io non Pampero, ho bevuto, Pampero liscio non lo bevete mai, è la cosa più perché sei il più bello tra il Pampero liscio e ti frega. È passato 40 ore il terzo Pampero, oggi era a potare le viti, per i pigliami stava a potare le viti. Io ero lì, io lo guardavo, Dio, mentre guardavo, dammi una mano, capito? Non mi guardava, capito? Che cazzo. Ciao, che devo fare? Allora, io sono molto contenta, anzi, spiace perché è l'ultima serata di artisti e ci dispiace, però sono contenta perché sta trasformando quella che può essere una stagione negativa di figlio, eccetera, in un'amica. E questa è una cosa bella, perché quando cominciano nuove dimensioni cominciano anche nuove possibilità e quindi... Quindi io sono molto contenta e auguro buona serata. Anche io sono una funk sister come lei. E noi siamo funk sisters. Ciao. Ciao. Rebel Dia. Viva Rebel Dia. Yeah. Oh. Il più odiato in tutta la città, in particolare dall'amministrazione Filippeschi. Tra i vari presidenti di Legambiente Pisa sono il più odiato nella storia, ultimamente. Oltre che il più giovane. Perché in particolare vuoi un parco? Sì. Dove lo vuoi? Qui. Ma purtroppo ci fanno una porta. Purtroppo niente, ci fanno una porta. E quindi sì, è vero, già il piccione. La storia del piccione che non fa più la tessera di Legambiente perché noi siamo troppo amici di Remedia. E questa non è una diceria, ma una questa verità. Questa è la verità. Anzi, sarebbe interessante di fare una cosa del genere tra un paio d'anni, quando qui sarà tutto molto più brutto di adesso. Posso dire un'ultima cosa? Cioè la mia e la sua vita il 9 di febbraio è finita. Perché se il TAR raccoglie ricorso alla variante urbanistica che si è firmato io e in particolare lui, perché lui è il primo firmatario, il CEDI ci fa un culo così. Prima pesta te e poi pesta me. Sì, quindi se tu sei pronto il 9. Noi siamo pronti. Lo scontro finale col Cerri prima o poi ci dovrà essere. Se non sarà il 9 sarà subito dopo. Quindi Rebeldia e Legambiente è un ticket vincente. Funziona. Bellissima serata. Purtroppo è l'ultima qua giù.
speriamo che nella nuova casa se ne facciano altre, anche più grosse. Noi di Greenpeace, cioè sono rappresentanza di Greenpeace stasera. Ciao, questo è un videomessaggio per tutti gli abitanti che sono vicino a dove sarà il nuovo Rebeldia. Non dovete avere paura perché non c'è niente che fa paura, veramente. Sono tutti molto preoccupati per questa cosa, ma non c'è. Cioè, guarda, non sono violenta, non lo so, veramente, ci troviamo, facciamo un sacco di cose. Veramente, non avere paura. Rebeldia ti amiamo. Rebeldia ti amiamo. Anzi, Rebeldia 51 633 ti amiamo. 633. Rebeldia vita, ciao. 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 C'è la mia coinquilina che ha cercato lavoro. C'ha 24 anni. E voleva andare fino a Vercelli per fare un colloquio per un lavoro con un contratto di 3 mesi, pagato 300 euro al mese in buoni pasto. Cioè, secondo me allora che i dragoni tornino a casa loro, devono andare a allenarsi a mezzogiorno, hanno rotto i coglioni, hanno rotto. Rebeldia in via Pisano, subito Dio Cristo, subito. Perché la pisanità ha tutto un suo perché questo, ovviamente, che diciamo, Vale diciamo, rappresenta un po' l'animo pisano di Rebeldia, l'animo vero, becero pisano. Tramontana e mezzogiorno, perché mezzogiorno si allena a Tramontana? Non ha senso, non ha da essere, cioè non lo ha visto. Quindi a casa loro. I dragoni? A mezzogiorno. E Rebeldia? In via Pisano. A Tramontana? Chiaro, domina Tramontana forever. Rimango così per 20 minuti. Forza Rebeldia, non ci chiudere. Ma come mai i centri sociali a Pisa stanno sparendo? Oh, sono felice! Così. Questo va da combattere. Andate a battere, vai! Vai, chi c'è? E vedo quanto è grande Rebeldia, che cazzo vuol dire essere qui a Rebeldia, quello che ha fatto. Perché a Milano queste cose non esistono e soprattutto nella periferia di Milano questa realtà di comunità è assente, è un modo proprio disgregato di vivere, qui invece non è così. Modugnaste, il fuoriclasse della football rebelle. Modugnaste, di qualcosa. Eh sì, mi piace Rebeldia, è un... Non lo so cosa deve dire, che è la prima volta che io guardo la video per parlare. Sono un po' di vergogna, dici. Comunque, no, la Rebeldia è una bella associazione, mi piace tanto veramente. Se si giocare con voi, se le come si dice, le gente bravi, bravissima, mi piace tanto. Saluto e mi ha dato tante gioie, vi ho preso tante spoglie. Lui l'ha conosciuto ora e spera che non di qualcosa. Io sono di L'Aquila, è la prima volta che vengo qua e boh, penso poi tornerò dove si spostano. Cioè non lo so dove si sposta, quindi. Allora, questa video pagliacciata di videobox, vabbè. Una cosa solamente. Oggi la politica praticamente non la segue nessuno, siamo quattro cani, lo 0,1% come diceva il grande Leo Ferré. Però quali sono le armi che possono portare la popolazione alla politica? Non si sa.
Io spero che sia un ritorno allo studio dei fondamenti della politica, all'azione di un processo rivoluzionario che può cambiare. Ma noi capite, capite, e siamo un paesino di Lisbon, anche i contrari l'uomo, e si pensate capito, la legislata, si va capite, con la legislata massima che può cambiare. Io ci dissi, noi guarda bene, non ce ne parla nemmeno, però sì, fra 20 anni, 30 anni, qualcuno fonda un circolo che cinematograficamente può essere esplicativo per quello che riguarda tutti gli argomenti che questo mondo può finire o che faccio che non so. Io ci dico, può essere una cosa che, come dici poi, che c'è una ribellia, se ne fa tu la ribellia. Se fai rebeldia, che c'è un circolo che si chiama così, rebeldia, e se pensi che tu puoi essere rebeldia, ci piace, sì, credo, sperire, sì, sì. Paolo, vieni te a dire qualcosa sulle medie. Sono un reporter. Ma fai? Metti io in faccia lì. Sono la persona capo. Ecco così. Ma c'è la Nokia, vero? No, arriviamo in... E volevamo salutare tutta la gente del Rebeldia. E volevamo dire che con la chiusura del Rebeldia finisce un'epoca. E salviamo Rebeldia. E oltretutto, poi noi partiamo, ci dispiace un sacco lasciare il Rebeldia e Pisa. E mo? Arrangiatevi. Stasera ci sono tutti quelli che conosco a Pisa, neanche la mia festa di laurea. Anche quelli che non conosco. Anche, sì, anche. Penso che sia veramente i fuochi finali di quello che abbiamo fatto a 5 anni in via Battisti. Ora si va in via Andrea Pisano, meglio che qui. A noi ci dicono che ci droghiamo, ma secondo me si drogano di più quelli del PD e basta vedere le loro scelte politiche. Lapidario, come la sassata al cazzo. Poi c'è la pizza, no, c'è la pizza che vale di 2 parole. Dalle, dai.